Buongiorno, infatti, buongiorno caro Armando, buongiorno a tutti gli amici di Libri e Caffè. Oggi abbiamo un ospite, come ti accennavo prima, esilarante a dir poco. In moltissimi lo conoscono e lo seguono sui social, non soltanto per le sue battute o per il suo impegno nelle ONG, ma anche perché è un ottimo scrittore. Infatti lui è Giovanni Nikiforos, autore del romanzo Il lato oscuro dei frutti di mare per Idea Editori. Ecco, già da titolo possiamo cominciare a ridere, perché la introduco brevemente, poi ce la facciamo spiegare direttamente dall'autore. È una space opera, quindi fantascienza, ma è piena di inventive, con gag, battute e situazioni veramente molto comiche, che però nascondono anche un bel po' di suspense. Infatti inizia con un terrestre che per denaro deve convincere un orripilante simploide medio ad affidargli un carico di contrabbando, e il resto ce lo racconta Giovanni Nikiforos. Buongiorno Giovanni. Ciao Fiammetta, grazie per l'invito. Grazie a te per il tuo tempo. Allora, parlaci un po' di questo libro, a cominciare anche dal titolo un po' particolare, Il lato oscuro dei frutti di mare. Di cosa tratta? Allora, diciamo che più che un discorso strettamente di fantascienza, a me interessava il lato umoristico e satirico, direi, dell'opera. La fantascienza è stata un po' un espediente per poter inserire la fantasia in situazioni non usuali e non comuni nel mondo corrente. Anche perché la nascita di questo romanzo risale a quando ero ragazzo, cioè più o meno un 4-5 regionologiche fa. Perché intorno ai 17-18 anni, adesso non mi ricordo, lessi la guida galattica per autostoppisti e mi divertì molto, e fra me e me dissi: ma piacerebbe, no, scrivere una cosa di questo tipo, tanto per far sorridere un po'. Quindi l'hai avuto in gestazione per un bel po' di tempo questo romanzo? Ma più che gestazione, io in grosso modo sono uno, credo, dei quattro esseri più pigri della galassia, quindi ai tempi, no, con l'entusiasmo, il furore giovanile, ho tirato giù le prime tre pagine, che poi sostanzialmente sono ancora quelle che si leggono adesso, e appunto ero molto giovane, si scriveva ancora sulle tavolette di cera, no? le ho tirate giù e le ho messe in un cassetto. E poi però 4 anni fa, adesso non mi ricordo bene, mi sono ribalzate sotto gli occhi e ho detto: ma sì, dai, andiamoci dentro. In un paio di mesi ho scritto questo delirio, no? È stata psichedelica e poi è venuto alla luce, no? E siamo arrivati qui. Ma io approfitto per... Siamo arrivati qui. E siamo arrivati prima che mi chiamano l'addattolo. Senti, io vorrei leggere qualche riga tratta dall'incipit, no? Tanto per introdurre, sì, per far capire un po' il genere. Sì. Allora, c'è questo terrestre che si trova in un sexy shop di un pianeta che deve comprare delle cose. E allora è questa. La genialità dei progettisti dei sex shop cangianti era inconfutabile. Le mercanzie apparivano e scomparivano talmente in fretta che solo un fotonoide sarebbe riuscito a procurarsi quello che desiderava al primo colpo. Io ero al quarto tentativo e avevo già comprato un set di 46 calze in lattice venusiano per polipiovre, una frusta a motoneuroni, 400 kg di peperoncino meciche e il vibromassaggiatore. Tutto questo, il nostro eroe, prima di riuscire ad acquistare una cosmovongola verde di filo mitile. Ok? Ci siamo. Allora, tu hai descritto un'ambientazione tutt'altro che scontata. Più che l'ambiente, però, a me hanno stupito i personaggi per quantità e per varietà. Abbiamo una romantica Zen, un corboniano, un gurgle e poi c'è anche l'astronave Tersilla, che ha un'intelligenza artificiale. Come sei riuscito a creare tutte queste creature? Ah, boh, quello che sia, sono gli acidi, cioè, no. No, io non lo so, son così, io sono un produttore, ce l'ho nel DNA, no? Un produttore seriale di stupidaggini, e quindi
anche nella vita reale, no? Normalmente, e quindi ho riversato un po' questa fantasia malata anche nel testo scritto. Non lo so, mi sono divertito più che altro. Poi io non faccio scarpette quando scrivo, no? Parto, vado avanti e vedo che cosa salta fuori. Quindi ogni tanto mi veniva un'idea, anche un po' legata, e lì ci richiamiamo anche al discorso del titolo, no? Anche un po' legata alle mie esperienze di biologia marina, eccetera. E quindi ho riversato un po' anche la varietà effettivamente dell'esistere, quello vero, sulla pagina, e poi ho cercato di creare qualche macchietta, un po' tipo anche la commedia dell'arte, no? Quindi qualche certo. personaggio con caratteristiche particolari, anche poi di fondo per fare un po' anche di satira sociale, insomma. Poi come spesso mi accade anche in altre cose che ho scritto, a me piace molto mescolare l'alto e il basso, no? Un po' alla Rabelais, tanto per, non ovviamente per confrontarmi a un autore di quel calibro, ma tanto per inquadrare la tipologia di scritto. Quindi mi diverto a mescolare riferimenti magari un po' più dotti, però in contesti assolutamente demenziali, per creare anche un po' di contrasto, di contrapposizione comica, no? Cioè, e ci sei riuscito, perché ogni tanto trovo ho trovato dei riferimenti in effetti anche a eminenti musicisti nostri, un Bach, un Mozart e così via. Sì, tutto, mi si interessa un po' la filosofia, la storia dell'arte, tante cose, anche scrittori, però sempre uno sberleffo gentile, diciamo, no? Lo sberleffo più graffiante è rivolto a certi meccanismi sociali, però molto in sottotraccia, ecco. Ripeto, il discorso che mi premeva era suscitare qualche sorriso in chi avesse letto quest'opera, ecco. E spero che quello poi si sia raggiunto, ecco, l'obiettivo poi alla fine era quello. Allora io ti assicuro che è stato raggiunto, di sconvolgere il panorama letterario mondiale, ecco. Obiettivo raggiunto, e noi intanto ci prendiamo un caffè. Giovanni, parlaci un pochettino del protagonista principale, Onky, che è un terrestre che si porta dietro un certo fardello, un qualcosa che è accaduto nel suo passato e a cui vorrebbe rimediare. Sì. Vabbè, diciamo che caratterialmente Onkis, poi in buona sostanza sono io, no? Sono io. Ma va. Quando avevo, diciamo, tra i 20 e i 25 anni, quindi ero leggermente meno criminale di lui, neanche tantissimo o meno, però insomma un po' meno di lui, però più o meno quell'atteggiamento un po' scansionato, ironico, eccetera. E per quello che riguarda il fardello, ho sfruttato poi alla fine un po' un topos, no? Che c'è in tanti romanzi, in cui poi il protagonista, per quanto sia un po' magari un disadattato o uno che si muove ai margini degli schemi della società, ha alcune cose giacenti nel suo passato alle quali vuole porre un po' rimedio. Il fatto anche che lui racconti in prima persona è un po' un richiamo, no, al Marlowe di Chandler, che i romanzi di Chandler erano scritti così, e lo stesso protagonista dei romanzi di Chandler aveva un atteggiamento così scansionato, per quanto fosse un tipo di personaggio completamente diverso da Monty, aveva un atteggiamento un po' scansionato e si portava dietro dei dolori passati. Alla fine ho sfruttato un pochino, ripeto, un topos, perché mi serviva per mettere a posto alcuni elementi narrativi, non è che ci sia poi una motivazione particolarmente profonda. Mi piaceva anche inserire un Ma infatti
ci si ritrovano in parecchi, penso, perché la prima persona ha la facoltà, ha questa grandiosità, insomma, riesce a entrare molto bene nel personaggio, ancora meglio. Sì, diciamo che c'è tanta fantasia, credo anche tanta originalità nei personaggi, eccetera. Però alcuni schemi sono schemi letterari un po' classici, no? Che si trovano anche in tanti film. Sono stato un po' paraculo, se mi consenti di termine, ecco perché. Senti, parliamo un po' di world building, perché oggi per scrivere di fantascienza mi viene in mente che bisogna avere qualche nozione, che so, magari di fisica, butto lì. E tu invece sì. Sei andato lì così navigando a vista, oppure ti sei informato, hai fatto qualche studio? Io ho una discreta formazione scientifica, tutto sommato, però ho anche volutamente derogato ad alcune leggi della scienza, consapevolmente, alle volte anche sottolineandolo nella scrittura stessa. È un po' un pastista, è una cosa per dire in cui mi sono divertito al di là dell'attendibilità scientifica, a creare anche situazioni improponibili. Cerco di fare un esempio utilizzando un testo sicuramente più conosciuto ai lettori, no? Per dire, nel Visconte dimezzato di Calvino si immagina di una persona tagliata a metà da una palla di cannone che continua, nonostante questo, a sopravvivere in due metà distinte. Ma certo. E questo ovviamente non ha nessuna possibilità di giustificazione scientifica, eppure è la cosa che regge il mondo. Un po' di licenza poetica, via. Ecco, nel lato oscuro il world building è stato più dalla volontà di divertire e stupire. Alcune cose, comunque, ripeto, io ho un discreto background scientifico sia dal punto di vista della biologia, della fisica, eccetera, però non è che mi sia tenuto più di tanto a questo. È un'opera proprio di stretta fantasia, come poteva essere il Gargantua e Pantagruel in cui si muovono i giganti, insomma, cose di questo tipo. Ma va benissimo, ma evviva gli scrittori che vogliono farci divertire e far passare un quarto d'ora senza pensieri, evviva! Alla fine era quello, quindi diciamo che non è una space opera, ovviamente, senso stretto, è una sorta di romanzo picaresco, comico, ambientato in uno spazio non attendibile, ecco. Va bene. Me lo auguro anche, insomma, che il futuro non sia così. Non vorrei mai incontrare un simploide medio, in effetti. No, assolutamente, ma neanche la cosmobombola. No. Giovanni, carissimo, noi siamo arrivati alla fine del programma. Dove troviamo i tuoi libri? I miei libri, allora io ne ho scritti parecchi con diversi editori, diciamo il sunto, se uno volesse vedere la produzione, è internet, insomma, si cerca sui social ovunque, quindi. Come? Ordinandoli in libreria, quindi online, dappertutto, ecco. Sì, poi dipende da libro a libro e anche da editore a editore, no? Ci sono quelli un po' più grandi, quelli un po' più piccoli, anche una questione distributiva, eccetera. Però se uno vuole avere una panoramica, anche io ho spaziato un po', non mi sono limitato alla narrativa, ho pubblicato anche dei testi scientifici. Sì, anche dei fantasy, ho visto, sì. Sì, quindi per avere la panoramica generale si può guardare tranquillamente, non so, su Amazon, anche se non c'è più tutto, perché alcune cose diciamo sono adesso fuori stampa, eccetera, però c'è un'idea generale, poi ognuno eventualmente ordina come meglio preferisce, in libreria, via internet, insomma. Ok, sulla tua pagina, Giovanni. L'idea
complessiva, quello è un modo più comodo. Certo. Allora, Giovanni, il lato scuro dei frutti di mare. Alla fine è quello, non il punto. Se, sì, se la gente mi fa ridire, io sono contento, ecco. Direi. Allora, il lato oscuro dei frutti di mare per Idea Editore di Giovanni Nikiforos, presente online ma ordinabile anche in libreria. Io ti ringrazio per il tuo tempo, ti ringrazio anche per questo libro, per avermi fatto fare tante risate, un libro che consiglio, tra l'altro scritto benissimo. E e niente, noi ci, io intanto ti saluto, saluto i nostri ospiti, i nostri ascoltatori, e ti ricordo che il podcast è disponibile tra una settimana sui nostri canali, e vi do appuntamento a tutti martedì prossimo, sempre alle 10.30, sempre su DJ Fox Radio Station. Bene, saluto anch'io Giovanni, in bocca al lupo. Un saluto, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito, e grazie Fiammetta, quindi noi ci sentiamo martedì prossimo, Fiammetta. Sì. Okay? A ciao. Tutti, ciao! Ciao! Rincorre DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.